L'obiettivo è raggiungere quota 1000 iniezioni a settimana per velocizzare la fase 2 della vaccinazione agli ultra-ottantenni. Il Ruggi di Salerno è impegnato nella campagna di immunizzazione insieme agli altri hub della provincia e prova a recuperare il tempo perduto per via dei ritardi nella consegna delle fiale. Oggi e domani, nella struttura ospedaliera, sono state convocate oltre 140 persone. Ma a preoccupare soprattutto l'escalation di contagi. Nelle ultime ore si è tornati a sfiorare quota 300 su tutto il territorio. I numeri principali a Salerno e Scafati. Ma a tenere banco è la questione scuola. Mercoledì in città via lo screening di massa per alunni e docenti deciso dal comune ed è già boom di prenotazioni. A Scafati invece si preannuncia una nuova battaglia giudiziaria. Il sindaco Cristoforo Salvati aveva disposto lo stop alle lezioni ma è stato sconfessato dal TAR dopo il ricorso presentato da alcuni genitori. In queste ore il primo cittadino dell'Agro ha sfidato i giudici e firmato una nuova ordinanza che prevede lo stop alle lezioni in presenza per tutto il mese. Dopo Salerno, Scafati è la città a maggior rischio di contagio. Ripeto, rispetto le ordinanze, o meglio le sospensive del TAR, ribadisco la mia volontà di chiudere la didattica in presenza nelle scuole per il rischio ulteriore di diffusione della pandemia da Covid-19.